puntata la dedichiamo interamente al cinema per dare un'occhiata alle prossime uscite. Prima però dobbiamo ufficialmente annunciare che a Roma sono iniziate le riprese di uno dei film più attesi dalla stagione, ispirato alla fuoriserie più amata degli italiani, Boris. Voglio che i giovanissimi ne vedano e rivedano le scene su YouTube, che inondino i forum di riflessioni e ipotesi sugli sviluppi della serie. Voglio i critici in ginocchio, voglio il paginone di Repubblica. René, voglio che facciamo il botto. Senti, ma Claudio, ma invece tu chi cazzo sei? Ritroveremo il cast al completo, per la prima volta impegnato seriamente a fare cinema. Un buon cinema. Silenzio! René, siamo pronti! Motori! È l'occasione che René Ferretti stava aspettando dopo tanti anni di fiction. Chissà cosa riuscirà a combinare. Lo sapremo a novembre, mese in cui è prevista nelle sale l'uscita di Boris, il film. Sì. La qualità. Nell'attesa non mancano titoli interessanti. Il 30 giugno, ad esempio, uscirà nelle sale il terzo episodio della saga Twilight, Eclipse. Ancora una volta, misteriosi pericoli insidiano la vita, Jack, di Bella. Seattle diventa teatro di numerosi omicidi e un esercito di vampiri si prepara alla lotta. Inoltre, Bella è vicina ad una delle decisioni più importanti della sua vita. La consegna dei diplomi si avvicina. Cosa farà dopo? Sicuramente sappiamo che cosa farà la bella e giovane Kristen Stewart, che vedremo prossimamente in tutta la sua arte ammaliatrice nel numero di luglio di Elle. Kristen ha posato per un set fotografico, ma rigorosamente vestita, per dimostrare ancora buon gusto e stile nello scegliere il look più indicato per lei. Inoltre, alcune voci rivelano che Kristen potrebbe essere la protagonista del sequel di Wanted, al posto di Angelina Jolie. Il momento è d'oro anche per il protagonista maschile di Twilight, cioè Robert Pattinson. L'intrigante vampiro infatti sarebbe stato scelto niente meno che per interpretare il ruolo del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, nel film a lui dedicato per celebrarne il mito. Secondo alcuni tabloid americani, a scegliere Robert Pattinson sarebbe stata proprio la vedova di Cobain, l'eccentrica Courtney Love. Aspettare diversi anni, ma finalmente è stata realizzata la giusta sceneggiatura per portare sul grande schermo il sequel di Predator. Il 14 luglio arriverà in Italia solo 5 giorni dopo l'uscita americana. La trama ci porta direttamente sul pianeta di questi alieni, insieme ad un gruppo di combattenti scelti. L'intento dei Predators è cercare di capire come sia stato possibile che in passato uno di loro sia rimasto vittima degli umani. Nel cast Adrien Brody, Lawrence Fishburne ed Alice Braga. Sansone. Tutta un'altra storia invece quella di Sansone, l'alano combina guai, uscito dalla penna di Brad Anderson e star del fumetto negli anni 50. Nel film Sansone va alla conquista della California, il cane gigante, in lingua originale, ha la voce di Owen Wilson, in Italia di Pupo. Ci sono favole che possono avverarsi. Molto dipende se sulla tua strada incontri un nuovo amico disposto ad aiutarti. Come accade a Nathaniel Ayers, un musicista costretto a vivere per strada a causa del pregiudizio della gente che lo crede schizofrenico. Fin dai tempi dell'università, Nathaniel ha un sogno: suonare al Walt Disney Concert Hall. Essere suo amico ti fa sentire a casa. Ma come fare per uno come lui? Un giorno sulla sua strada incontra Steve Lopez, un giornalista che, capita l'umanità e il talento di Nathaniel, decide di aiutarlo a realizzare il suo desiderio. Ci occupiamo l'uno dell'altro. Sono suo amico. Tratto da una storia vera, il solista vanta due grandi interpretazioni, quella di Robert Downey Jr. e Jamie Foxx. Mai desiderare tornare indietro nel tempo. Troppa nostalgia potrebbe creare guai. Povero Shrek. A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Ma perché non l'hai detto? Una firmetta e tutti i tuoi problemi spariranno. Deve essere una di quelle realtà alternative. Nel suo prossimo film, in preda ai ricordi, lo vedremo rimpiangere i giorni in cui si sentiva un vero orco. Dopo aver stretto un patto con il mago Tremotino, si ritroverà catapultato nella versione alternativa di molto molto lontano, dove gli orchi vengono cacciati. Tremotino è re e Shrek e Fiona non si sono mai incontrati. Come fare per riconquistare il suo trono e l'amore di Fiona? Lo scopriremo dal 25 agosto al cinema. DreamWorks, Shrek e vissero felici e contenti. L'ultimo
l'ultimo capitolo in 3D. Forza, Ciuchino, vamonos! Bello, tu sei una catastrofe! E tu sei inciucato! Un film d'azione, avventura, suspense, ambientato all'interno delle forze speciali americane. È The Losers. La sfida da vincere è salvare la pelle e la reputazione. Una squadra di agenti segreti viene tradita da suoi stessi superiori che gli tendono un'imboscata mortale. Tutti i membri della squadra però riescono a sopravvivere e tornano per dimostrare la propria innocenza e salvare il mondo da un nemico misterioso e molto pericoloso. Ad aiutarli c'è l'imprevedibile agente Aisha, con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan e Chris Evans. 25 anni dopo si torna a parlare di lui, del mostro che compare di notte nella mente di chi cerca di sfuggirgli. È Freddy Krueger, conosciuto come Nightmare, ovviamente in versione contemporanea. In quest'ultimo film, diretto da Samuel Bayer, un gruppo di ragazzi scopre di essere in pericolo quando nei loro sogni compare un mostro capace di ucciderli. L'unica via di salvezza è quella di rimanere svegli.